Ci sono state delle indagini d'iniziativa su prescrizioni fatte da questa farmacia che ci facevano vedere una ingentissima mole di prescrizioni per farmaci dopanti e costosissimi. Quindi da lì si è partita un'analisi semplice delle prescrizioni dove si è visto che i pazienti erano inesistenti perché i codici fiscali non portavano nessuna persona fisica e anche i medici erano fittizi, cioè non erano medici esistenti ma erano medici del tutto inventati. Quindi alla fine solo la prescrizione era originale ma tutti i dati erano falsi, quindi sia una falsità materiale che una falsità ideologica. Di fatto cosa avveniva? Come avveniva? Di fatto avveniva che i farmaci erano rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale e quindi defustellati, la classica fustella, quella che è attaccata dentro il farmaco, e poi erano venduti in nero a chi ne faceva richiesta, in questo caso il presidente di questa associazione di ciclisti, che poi è stato anche tratto in arresto, che a sua volta li rivendeva agli atleti. Era un sistema questo del presidente o lui si è messo a disposizione perché era precedente già? Conosceva questo meccanismo? Dalle indagini sembra che il sistema fosse abbastanza rodato, cioè in una delle intercettazioni, come già detto il procuratore, il presidente dice: ho a disposizione un supermercato, riferendosi alla farmacia, quindi il sistema era abbastanza rodato. E quello che ci preme sottolineare, che era grave, è sia il danno per la collettività in termini economici, sono stati accertati più di 800.000 euro di soldi truffati, sia il danno per la salute degli atleti che a volte vedono il doping come l'unico rimedio per stare a pari degli altri.